Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, niente, questo appunto sarà il video del remake tag. È un tag che a me piace veramente tantissimo, nel quale appunto vi mostro delle creazioni vecchie e la versione nuova che realizzo poi adesso, diciamo, nell'ultimo periodo. Allora, vi faccio vedere principalmente soltanto delle principesse, perché ultimamente ne ho create appunto di nuove e ho le vecchie che appunto non espongo più, quindi riesco a fare questo video. Me l'avete richiesto in tantissime e quindi non vedevo l'ora di poterlo fare. Inizio dalle creazioni che devo ancora cuocere, che sono due. Ve le faccio vedere lo stesso, appunto, anche se sono crude, ma non riesco a cuocerle adesso. Allora, la prima è questa Crudelia Demon, questa vabbè è fatta a orecchino, e questa qui appunto è la versione vecchia. Non mi dispiace tantissimo, però non è dettagliata, ha la testa magari troppo grossa, insomma ci sono delle imperfezioni. E questa qui invece è la Crudelia Demon che ho fatto adesso, vi faccio vedere quella da collana, che ovviamente è più grande. E se riesco vi faccio vedere anche quella, la versione da orecchino. Eccola qui, sono appunto ancora da cuocere. E queste, come vedete, sono molto diverse dalla creazione vecchia. Hanno molti più dettagli, il viso è molto più carino, secondo me, sia quello dell'orecchino più puccioso che quello della collana. Questa collana però mi è venuta un po' troppo lunga adesso che ci faccio caso. E queste appunto sono le creazioni messe a confronto con con quella vecchia. Ed eccole qui. Io adesso le appoggio qui, tanto se non ci prendo contro teoricamente non dovrebbe succedere nulla. Poi vado avanti sempre con un'altra creazione che poi vi mostro cruda, ed è questa Sailor Moon. Questa Sailor Moon per me è orribile, ha gli occhi che sono troppo grandi rispetto al viso, è abbastanza bruttina, non ha più i codini che Sailor Moon ha sulla testa perché ovviamente mi si sono staccati, non avendoli incollati né col fimo liquido né avendo fatto il fimo flessibile mi si sono staccati, è ovvio. Questo è il retro della bambolina e questa secondo me è veramente orribile, cioè degli occhi veramente bruttissimi. E questa qui è la Sailor Moon che ho fatto adesso, proprio pienissimo perché è cruda. Ovviamente è ancora da sistemare, qui vedete che c'è un solco perché appunto devo andare a sistemarla, quindi quando le mie creazioni sono crude sembrano veramente dei mostri, però in realtà poi le vado a sistemare prima di cuocerle e passandoci sopra anche la salviettina per pulirle. Diventano più carine, questo sì. Questa appunto metto a confronto le due creazioni. Ovviamente la, oddio si è suicidata. Ovviamente la dollina che faccio adesso mi piace molto di più, è più dettagliata, anche il collettino blu che qui invece non avevo fatto, le maniche che qui appunto non avevo fatto. Sono proprio soddisfatta di questa nuova Sailor Moon. Pianissimo, ok, andiamo avanti. Vi mostro questa mia vecchissima Cenerentola. Allora, questa Cenerentola io più la guardo più mi chiedo come ho potuto fare una cosa del genere. È veramente orribile, non ha neanche in viso sembianze umane, eppure ero molto contenta di questa serie, di questa collezione, di questa serie di dolline, perché appunto anche nei miei vecchi video di 6 mesi fa più o meno trovate appunto dei video update dove vi mostro queste principesse. Ne sono molto contenta, quindi questa qui che è la nuova. E a parte, vabbè, la differenza di dimensioni, e devo dire che non penso ci sia paragone. A parte i capelli, che sembra appunto che lei abbia lo chignon, mentre prima non si sapeva bene che acconciatura avesse. E appunto è più dettagliata, dei glitter, la gonna sembra più una gonna, piuttosto che questa cosa che non saprei neanche come descrivervi.
Il viso ovviamente mi piace molto di più perché è la nuova versione appunto di viso. Appunto, questa qui è la differenza tra le due creazioni. Vi mostro questa che per me è veramente, ragazze, c'è una differenza abissale. Allora, questa qui è la mia vecchia Anna. Allora, a parte il fatto di aver accostato dei colori orribili insieme, cioè in sé i colori sono anche carini, però avendoli accostati insieme a questo colore di capelli, cioè la creazione in sé è veramente bruttina. Non mi piace per niente. Poi questo mantello messo qui così che sembra appunto è piatto, quindi non ha molto senso di mantello, non ha molto senso neanche di Anna questa creazione, se dobbiamo essere sinceri. E vi mostro però la nuova Anna, che devo dire è tutta un'altra cosa. I colori sono un pochino più scuri, quindi tra di loro non danno quell'effetto brutto che davano prima. Qui vedete le trecce sono fatte molto più definite perché appunto ho usato la tecnica di Angenia. Il mantello ha più sembianze di un mantello perché ha più movimento, e questo qui è il confronto tra le due creazioni. Io credo che veramente non ci sia molto da dire, cioè sono due creazioni completamente diverse. Poi vi faccio vedere una Ariel. Questa qui è una vecchia Ariel, ma a me piaceva veramente tanto tanto. Era una delle poche creazioni con questa versione di occhi che mi piacevano. Non mi piace particolarmente, ha poi questa stella enorme sulla testa, cosa che non dovrebbe avere. E questa qui è la nuova Ariel. Come vedete è molto più definita, il viso è completamente diverso da quelli che faccio, da questi qui con gli occhioni giganti, e tutto è un pochino più definito. Questo è il confronto. Come vedete i colori sono esattamente gli stessi. Ho fatto leggermente più chiara la coda, mi piaceva di più, però come vedete la differenza si nota parecchio, soprattutto sul viso, perché è proprio la parte che ho cambiato totalmente delle mie creazioni. Poi vi mostro una Biancaneve. Questa qui, non lo so, non so come descriverla. È bruttina, molto molto bruttina. Ne ho alcune che sono anche peggio, vi sto mostrando la meno peggio. E questa qui è la Biancaneve che ho fatto ultimamente. Allora, devo dire anche però che questa Biancaneve non mi soddisfa particolarmente. Ne ho fatta un'altra prima di questa e mi piace tantissimo. Però purtroppo non ce l'ho sotto mano adesso, quindi vi devo mostrare questa qui, che tutto sommato non è bruttissima, anzi, a confronto a questa è bellissima. C'è parecchia differenza soprattutto sul viso, perché ormai è praticamente la parte appunto che si distingue di più. Poi vi mostro Belle. Questa qui è ancora montata su orecchino ed è orribile. Orribile perché anche qui non abbiamo un'acconciatura che si possa chiamare tale. Il vestito non è granché e come vedete sto con il solito sguardo veramente brutto brutto brutto, non ho neanche la bocca, un buchetto. E vabbè, questa qui è la nuova Belle. Qui ha un'acconciatura con il fiocchetto già più propria di Belle. Il vestito ha un minimo più di senso. E questa qui appunto è la creazione nuova messa a confronto con la creazione vecchia. Qui come vedete c'è anche una differenza di colore del vestito e una totale differenza del viso, della posa anche della bambolina. I capelli, anche quelli sono completamente diversi. E questa appunto è Belle Aurora. Questa qui è la vecchia Aurora. Non saprei bene come descrivervela. Allora,
A me non piace per niente. Riguardandola adesso, soprattutto con la nuova Aurora che ho fatto, non mi piace per niente. Allora, gli occhi, tra l'altro, sembra strabica perché guarda praticamente il naso. E vabbè, povera. Poi il vestito, sì, non è molto principesco, diciamo. E niente. Non mi piace, non mi piace per niente anche le proporzioni della gonna rispetto al corpo, eccetera. Questa qui invece è la nuova Aurora. E devo dire che questa è una delle creazioni che mi piacciono di più di quelle che ho fatto ultimamente. Qui, come vedete, la gonna ha delle dimensioni tali che sia proporzionata rispetto alla dollina. Il viso è totalmente diverso, il colore dei capelli è molto più naturale. Ve la metto a confronto. Aiuto, aspettate che mi sto incastrando con la collanina. Ok. E questa appunto è la differenza tra la nuova Aurora e la vecchia Aurora. E a parte i colori, il viso, tra l'altro mi sono accorta che ho fatto gli occhi verdi e mi piacciono molto di più gli occhi verdi rispetto agli azzurri. In realtà Aurora non mi ricordo che colore, fatemi sapere con un commentino qua sotto che colore di occhi ha Aurora, perché non mi ricordo, non so bene perché adesso l'ho fatta una azzurra e una verde. Comunque mi piace di più verde, quindi vedremo un attimo. E niente, questa appunto è Aurora. Mi piace tantissimo come è venuta questa qui nuova e credo che non ci sia assolutamente paragone con la creazione vecchia. Non so bene che cosa farmene adesso di tutte queste tolline vecchie che non espongo più, perché, cioè, immaginate una creazione del genere messa insieme magari a una creazione del genere, cioè è normale che nessuno può acquistarla. Ok, andiamo avanti, ho le ultime due. Allora vi faccio vedere Elsa. Allora, questa Elsa io non so come ho potuto realizzarla così. È veramente orribile, orribile. E non ha proporzioni, non ha, il mantello è buttato lì, un po' come Anna prima. Lo sguardo è veramente orribile, cioè, a parte gli occhi che sono praticamente più grandi quasi di tutto il corpo, cioè è una cosa orribile. I capelli non hanno nessun senso e non mi piace per niente, veramente orribile, orribile. Una Elsa veramente orribile, e ne ho fatte di Elsa orribili, ma lei è proprio la Elsa più orribile. Vi mostro invece quella nuova, questa qui. Allora, ho aggiunto dei glitter innanzitutto nel vestito e nel mantello, che non vedrete mai. Il mantello l'ho fatto trasparente ed è flessibile, quindi non si rompe. I capelli hanno un colore abbastanza naturale, un po' più o meno il colore di Elsa, anche se lei è un pochino più sul bianco. E niente, questa appunto è la mia Elsa, e ve la metto a confronto con la vecchia Elsa. Cioè, le dolline praticamente hanno la stessa dimensione, il problema è che lei è tutta testa. Cioè, poi vi faccio vedere l'ultima, Rapunzel. Questa qui è la vecchia versione di Rapunzel, ne ho fatte anche di peggiori, e nell'ultimo remake tag di un annetto fa, forse, no, di maggio, sì, quindi neanche un annetto fa, vi faccio vedere una Rapunzel veramente con sembianze di un mostro. Questa è già un pochino più decente, però, cioè non lo so, guardate. Gli occhi sono orribili, non ha proporzioni, non l'ho decorata, non l'ho dettagliata, cioè è orribile. Questa qui invece è la Rapunzel nuova, eccola qui. Il vestito è molto più dettagliato, come vedete, gli ho aggiunto il merlettino, ai tutti i brillantini, delle decorazioni tra i capelli, non ha più la lunga treccia, ma i capelli sciolti, e ha un viso che a me fa impazzire, veramente mi è venuto molto molto bene. Quella qui, ora ve la metto a confronto, eccole, che dire. Non so che dire, cioè penso che la differenza si noti veramente molto molto bene.
E niente ragazzi, queste sono tutte le mie creazioni che ho voluto appunto mostrarvi in questo remake tag. Ci tengo tantissimo a fare questa tipologia di video, sia per farvi vedere appunto i miei progressi, perché ovviamente mi fa sempre piacere mostrarvelo, ma soprattutto per aiutare tutte quelle ragazze che magari hanno iniziato da poco a lavorare il fimo, o che magari ogni tanto si trovano nella condizione in cui mi trovavo io un po' di tempo fa. Mi buttavo giù perché vedevo che magari in qualcosa non riuscivo a fare. Invece voglio che questo video appunto sia la dimostrazione che con la pazienza, la costanza e veramente tanta tanta passione nel modellare, nel prendere un panetto senza significato e crearne una dollina, una creazione che in quel momento vi ispira, vi possa aiutare appunto a non mollare mai, perché appunto si può sempre migliorare. E l'unico consiglio che mi sento appunto di darvi oltre a questo è quello di quando create una creazione, anche se vi piace da morire, non sentitevi arrivate mai, ma cercate sempre di migliorare, perché si può sempre migliorare. E niente ragazze, fatemi sapere qual è la creazione che vi ha stupito di più come differenza tra la vecchia e la nuova in un commentino qui sotto. Io vi mando un bacione grande e vi saluto, ciao!